ricordarvi che fra qualche giorno ricominceranno le nostre presentazioni di libri via web. La prima serata sarà martedì 22 alle ore 21. Ho il piacere di presentare insieme ai colleghi Dario Forti e Ilaria Bensi un lavoro curato dalla dottoressa Daniela Rebecchi, che è stata dirigente psicologo a Modena, in Emilia-Romagna, per moltissimi anni e ha potuto, insieme ad alcuni colleghi e colleghe, perfezionare un metodo e un intervento sotto il vertice psicologico di grandissimo interesse. Penso soprattutto per l'esperienza che abbiamo noi qui in Lombardia, che abbiamo già provato diverse volte con la riforma recente anche. La riforma sanitaria recente a cercare di ricucire questo gap fra ospedale e territorio, ma la strada è ancora parecchio in salita. E questa esperienza, la possibilità di conversare con Daniela Rebecchi e i colleghi e le colleghe che hanno condiviso in tutti questi anni l'esperienza in Emilia-Romagna, in particolare a Modena, ci permette forse di poterci sintonizzare e riflettere su come invece la professione psicologica possa essere un valido ponte e una valida possibilità per andare oltre questo modello ospedalocentrico e provare a rincontrare le persone nelle loro realtà territoriali, nelle loro abitazioni, nei contesti di lavoro e soprattutto offrire cure e interventi appropriati ed equi. Dottoressa Daniela Rebecchi, vuoi mostrarci questo testo, dirci qualcosa a proposito dell'esperienza Molto fatta? volentieri. Allora, questo è il testo, in titolo sono i percorsi clinici della psicologia e nel testo viene riportato i metodi, gli strumenti e le procedure che sono state messe in atto per poter quindi costruire questi percorsi. Cosa sono i percorsi? Quello che nel libro viene articolato sono le proposte articolate dall'epidemiologia sul territorio, alle evidenze, agli strumenti proprio operativi, quindi quello che viene proprio attuato nei diversi servizi del territorio, dal consultorio alla neuropsichiatria, allo psicosociale per i minori, alla salute mentale, quello che il prodotto dello psicologo che poi lo integra con gli altri professionisti in un rapporto quindi multidisciplinare e integrato. Questo che vi riportiamo e che descriveremo, anche se breve, lo è alla luce di quali sono i prerequisiti che qui c'è un servizio di psicologia. Cioè questo è stato attuato e quello che vi potremo dire è proprio un servizio che gestisce le risorse e ha il governo delle proposte della psicologia. Questo in sintesi quello che vi vogliamo, confrontandovi con voi, con due realtà molto diverse, proporre e portare quindi alla discussione. Va bene, allora rinnoviamo l'invito ai colleghi a partecipare alla serata di martedì prossimo, che è la prima della ripresa dopo l'estate, dove un motivo in più che si aggiunge alla varietà delle presentazioni di libri che abbiamo fatto finora è la possibilità di confrontarci con un modello di successo, si può dire così, che la collega Rebecchi ci porterà di come i servizi territoriali hanno funzionato e funzionano in regione Emilia-Romagna e in particolare a Modena, dove lei ha operato fino a pochissimo tempo fa. Grazie a tutti e vi aspettiamo. Grazie.